condivisione significa condivisione, stare con l'altro. Ma l'integrazione non è che l'altro deve diventare come me. L'integrazione è che io e l'altro ci mettiamo insieme per costruire il futuro. Loro non devono diventare come noi. Come noi, se andiamo in un'altra nazione, non dobbiamo diventare tedeschi o inglesi. Restiamo italiani. E allora cerchiamo davvero di leggere questo problema con gli occhi della Bibbia. Il Signore dice: se tu ti sei messo con me, a te tocca fare l'impossibile. E in una società, in un mondo che dice che è possibile togliere di mezzo chi non ci piace, noi siamo quelli dell'impossibile che diciamo: forse è meglio tenere in mezzo a piedi anche quelli che non ci piacciono. Perché da questo momento comincia la nostra fede. Dicevo stamattina, il cristiano non è colui che non fa il male. Il cristiano è colui che fa il bene. Sino a quando non faccio il male, ancora cristiano non sono. Quando comincio a fare il bene. E purtroppo bene non è soltanto per il povero che mi piace, anche per quello che non mi piace. Gesù ha fatto questo sbaglio, non ha guardato le nostre figure che abbiamo nelle pareti delle nostre case. Che bel Gesù, tutto bello, rasato, pulito e forse profumato, se la fotografia fosse a profumi, no? Lui qualche volta fa puzza, fa anche puzza di cacca, di pipì, fa puzza di nafta, quelle dei barconi, arriva sporco e chiede che io lo contempli, perché se mi ha detto di guardarlo con gli occhi del cuore nell'Eucaristia, visto che lo stesso Gesù è nel povero, lui mi chiede questo, che quando guardo il povero lo guardo con l'atteggiamento della contemplazione.